Struscioni e raschioni. Oh, è ora di andare a letto, sbadigliò la signora Dolci, padrona della lavanderia automatica Dolci, mentre metteva accanto alle lavatrici una scodella piena di frutta e noci. Era il cibo per i folletti lavandai, degli esserini che vivevano sotto le macchine e che si chiamavano struscioni. Dall'altra parte della strada, il signor Untone stava spazzando la sua lavanderia, buttando sul marciapiede tutta l'immondizia. Mise davanti alle macchine degli avanzi di polpette per i suoi folletti lavandai, che si chiamavano raschioni. Solo quegli avidi mangerebbero questo schifo. A mezzanotte, nella lavanderia Dolci, gli sportelli inferiori delle macchine si spalancarono e apparvero gli struscioni. Si misero subito al lavoro, pulendo e accomodando le macchine. Quando ebbero finito, sgranocchiarono tutto il pasto di frutta e noci. Poi si misero i pattini, accesero il giradischi e cominciarono a volteggiare al suono della musica. Qualche settimana prima, Tonto Struscione aveva trovato un mangiadischi rotto nella pattumiera. Gli struscioni lo aggiustarono in un battibaleno e Spanato Struscione costruì dei pattini con delle palline e del fil di ferro. Così ora potevano ballare tutte le sere. All'altra parte della strada, intanto, i raschioni si stavano disputando gli avanzi delle polpette. Si mordevano, si graffiavano e si tiravano i capelli, finché il loro capo, grossa botte raschione, gridò: «Raccoglietevi intorno a me, miei sudici raschioni, e ascoltate il mio piano per liberarci di quei maledetti struscioni!» Intanto, nella lavanderia automatica Dolci, la musica suonava tutto spiano. Tonto Struscione dava spettacolo. «Ehi, voi, guardatemi! Pettinerò all'indietro occhi chiusi!» Spanato Struscione stava ancora lavorando intorno a una delle macchine. Aveva tolto il coperchio del buco di scarico dell'acqua proprio mentre Tonto stava pattinando all'indietro. «Attento, Tonto! Attento al buco!» gridarono tutti. Crash! Era troppo tardi. Tonto era caduto nel tombino. «Stai bene?» gli chiese l'amico Tardo Struscione. Credo di sì. Intanto Spanato, che era sempre dentro la macchina, non si era accorto di nulla. Mise il tubo nel tombino e aprì lo scarico della lavatrice. «Aiuto!» strillò Tonto, mentre un torrente d'acqua lo travolgeva facendolo rotolare in fondo allo scarico. Quando l'acqua si fermò, Tonto si alzò e si guardò intorno. Vide una luce in lontananza e corse in quella direzione. Era l'uscita del canale di scolo. Tonto si arrampicò lungo la conduttura e sbucò in una stanza piena di macchine lavatrici. Soffocò un grido di terrore. Era finito nella lavanderia di Untone. Sentì la voce di Grossa Botte Raschione. «Questa è la nostra arma segreta. Un carro armato pieno di lubrificante. Sporco Raschione e Gonzo Raschione hanno costruito questo cannone con un vecchio aspirapolvere e l'hanno caricato di lubrificante. Domani lo guideremo nella lavanderia Dolci e spareremo il grasso dentro le macchine, su ogni struscione. Così la lavanderia Dolci dovrà chiudere e tutti si rivolgeranno ad Untone, che sarà ricco e ci darà da mangiare di più.» I raschioni saltavano e cantavano con gioia. «Viva i raschioni, su con le teste, abbasso gli struscioni che sono una peste, vi distruggeremo così più mangeremo!» «Che cosa terribile!» pensò Tonto. «Bisogna che torni subito indietro per avvisare gli altri!» Si calò di nuovo nella tubatura e riprese il cammino da cui era arrivato.